Buongiorno e bentornati alla trasmissione mattutina di Super J di prima mattina. Oggi, dopo la rassegna stampa, ospiteremo l'artista teramano Vito Cardelli, che è anche presidente dell'Unione Italiani Ciechi di Teramo. L'artista sarà accompagnato da Danilo Daita, che è direttore artistico di Sanremo Doc. Ma cominciamo e andiamo alla rassegna stampa di questa mattina. Cominciamo con il quotidiano Il Centro, in primo piano e in prima pagina la marcia su Roma, in programma, lo ricordiamo, il 2 marzo. Questo è il titolo del Centro: marcia su Roma. Ecco il programma. Sindaci compatti, aderiscono anche comuni pescaresi e chietini. E poi continua il dramma di Ponzano, della frana di Ponzano. Ponzano rischia di morire. Frana, Civitella chiede alla regione risarcimenti immediati. Nelle cronache Giulianova, tempi lunghi per le scuole ai portici, a Teramo per Cantagalli l'accusa è corruzione. Danni non pagati a Silvi, pignorata la macchina del comune. In Abruzzo il rapporto del CONI, 100.000 atleti alla carica, un terzo sceglie il calcio, a seguire pallavolo e basket. La politica nazionale, la sfida per le primarie, Orlando pronto a scalare il PD. Posso vincere? Il ministro della giustizia si candida alla leadership del Partito Democratico. Basta con la prepotenza, non sarò capo di una corrente, dice ma il segretario di tutti. Sport, rapporto del CONI, la carica dei 100.000 e in Abruzzo vanno tutti nel pallone. Sono 99.476 gli atleti tesserati nel 2015, un terzo nel calcio. La provincia di Chieti ha il maggior numero di società, ben 517. Mancano strutture e fondi, ma ci arrangiamo. La presidente Balsorio, il bilancio della Fidal, 11.000 euro l'anno. Dico grazie ai tecnici, sono fantastici. Andiamo alle notizie dalla regione Abruzzo. Politica e inchieste. Indagato Rocco D'Alfonso è l'ex sindaco di Penne, coinvolto con il presidente della regione per la vendita di un immobile. La procura aquilana contesta l'abuso d'ufficio. Oggi primi interrogatori. Intanto l'imprenditore teramano Cantagalli dice: ho piena fiducia. Il governatore, cratere più largo, gli incontri con Gentiloni ed Errani per l'agricoltura arrivano 7,5 milioni di euro. Trasporti, l'Abruzzo in treno, Frecciarossa si cambia, la partenza è da Pescara. Dopo 2 anni Trenitalia ci ripensa, da aprile si potrà andare la mattina a Milano. Federconsumatori esulta ma non festeggia, con gli ETR 500 si può fare di meglio, dice. Teramo, terremoto e proteste, marcia su Roma, deciso il programma. Attese non meno di 2.000 persone, vogliono partecipare anche comuni chietini e pescaresi colpiti dalle calamità. Raduno allo stadio e arrivo in piazza Santi Apostoli. Da qui 5-600 andranno a Montecitorio. Una delegazione vedrà capigruppo e governo. L'assemblea con gli inquilini, contributi per gli sfollati, ora arrivano. C'è stata ieri l'assemblea con gli inquilini dell'Ater, corteo da Colledara a San Gabriele, l'altra protesta. Domenica manifestano i centri montani. Ater, lavori al via tra qualche mese, intanto ignoti imbrattano la sede dell'ente con scritte contro gli sgomberi. E come vedete, le scritte che sono state trovate nella sede dell'Ater sono, la scritta è questa: stop sgomberi, sciacalli. Il dibattito su ricostruzione e rilancio della città, scuole, dubbi in consiglio sul progetto Piano Daccio. Brucchi replica a Pomante: si deciderà comunque con un voto in aula. Il canone da pagare? Potremmo anche riprenderci la struttura da Cantagalli. Intanto c'è il gesto politico di Verna, che si è dimesso dalla commissione di vigilanza e garanzia per protesta. Scontro sulla fiera dell'agricoltura, volano parole grosse nel centrodestra, respinta la proposta di 3 ex consiglieri di maggioranza. Intanto ci sono state altre 20 ordinanze. A Teramo le famiglie sgomberate hanno superato purtroppo quota 1.000. Andiamo alle altre notizie, sempre
dalla provincia di Teramo, ancora emergenza frane, l'emergenza infinita, Ponzano, altri crolli nella notte, il sindaco, così il paese finisce, il caso anche alla BBC, Cristina Di Pietro oggi all'Aquila per chiedere risarcimenti immediati, il primo cittadino di Campli scrive al premier Gentiloni e ai parlamentari e chiede fondi subito, a Cermignano abitazioni a rischio, chiusa la statale 81, a Castiglione Messer Raimondo e Bisenti, riaperta la strada per San Giorgio, isolamento finito per 11 famiglie, ancora disagi per il crollo della 365. Oggi camera ardente per Giovannino Pettinaro, domani ci saranno i funerali. A Cartecchio via i lavori per lo svincolo, chiude il tratto di Viale Europa. Teramo ancora, Orfeo, l'Ateneo deve crescere, ora può farlo, parla il direttore generale dimissionario, molti obiettivi sono stati raggiunti, dice, la conflittualità interna, quando si fa una rivoluzione ci sono delle resistenze. Domenica la festa carnevale in piazza per i bambini a Teramo, giochi, musica e passeggiate sui pony, Canzio, così la città riparte. La Team rinuncia al ricorso per il crematorio al cimitero. Inchiesta sulla regione, il filone teramano, l'accusa per Cantagalli è di corruzione. Il concorrente nel reato sarebbe un funzionario. L'imprenditore dichiara ho fiducia e sono orgoglioso di quello che sono. Mamma esclusa dal concorso, vince il ricorso al TAR e rientra, accolta l'istanza della consigliera di parità Pompili. A Pineto l'abbraccio di 400 studenti agli azzurri del paraciclismo. La ASL presenta 5 nuovi dirigenti, 2 guideranno la direzione delle professioni sanitarie che è stata appena costituita. Sant'Egidio si ribalta, un tir carico di plastica. A Tortoreto lavori terminati, può riaprire la scuola di Tortoreto Alto. Manca solo un controllo tecnico dei solai, la disponibilità dell'edificio risolverà i problemi di sovraffollamento. Elezioni a Martinsicuro, Vagnoni presenta la sua squadra, continua il dialogo con Tommolini, ma l'accordo è difficile. Ad Alba Adriatica, ladri in azione nel club della Juventus. Ancora Alba, l'Enel mette in sicurezza il traliccio vicino al Vibrata. Giulianova, scuola nel centro i portici, tarda l'avvio dei lavori, bisognerà attendere ancora un paio di settimane, poi gli studenti della Pagliaccetti potranno trasferirsi e non essere più costretti ai doppi turni. Il cittadino governante dice discutiamo in consiglio del polo scolastico nell'ex tribunale. Questa è la proposta del gruppo che fa capo all'ex sindaco Arboretti. Cordoglio in città per la morte dell'imprenditore Londrillo, aveva 51 anni e morto dopo una malattia. Il liceo Curia alla sfida statistica, sono 57 ragazzi che parteciperanno alle Olimpiadi di questa disciplina. Di Giulianova e Roseti, nuovi campioni della pizza, premiati in 2 concorsi internazionali. Sempre a Giulianova, acquisto fantasma online, risarcito il cliente giuliese. A Silvi, il comune non paga i danni, pignorata un'auto di servizio. Da 6 mesi una donna caduta a causa di una mattonella non fissata attende il risarcimento. Il sindaco, una storia su cui stendere un velo pietoso e la burocrazia che crea disservizi. A Roseto da giugno arrivano le strisce blu, sosta a pagamento sul lungomare nazionale, vie limitrofe, Di Girolamo è solo un esperimento. Ancora Roseto nel bilancio di previsione, aumento della Tari e nuove tariffe. Domani al palazzetto di Roseto, 1000 atleti a Sport per la vita. Le star della serata sono Deborah Sbei e il tenore Piero Mazzocchetti. Ed è tutto dalla provincia di Teramo, adesso leggiamo insieme le principali notizie che arrivano dalle altre province abruzzesi. Iniziamo da Pescara con il comune di Montesilvano. Il premio Scuole in festa, laboratori e un concorso a Carnevale. Sale la febbre per l'appuntamento più allegro e colorato dell'anno. Iniziative in programma nel fine settimana al Paladin Martin e anche nelle piazze. Pescara, il mare da salvare, i balneatori pronti ad occupare la riviera. Ultimatum della categoria ai politici. Subito misure contro l'inquinamento, ma Del Vecchio rassicura. Le analisi indicano acqua pulita in tutta la costa. All'Aquila, Avezzano, acqua e stangate. Il CAM a Tedeschi restituisce i soldi
conto da mezzo milione di euro per l'ex amministratore delegato, compensi incassati e non dovuti dal 2008 al 2012. A Sulmona scandalo trasporti, solo 7 bus in strada, 16 fermi nel deposito. Il comune paga ancora i bolli, gli autisti, guidiamo mezzi vecchi di 30 anni, veicolo elettrico inutilizzato, si ferma in salita. Chieti, Università D'Annunzio verso il voto, nuovo rettore Caputo in campo, il direttore di scienze mediche è candidato. Per la cultura e gli spettacoli l'intervista al regista abruzzese, omicidio all'italiana, gli sberleffi di Maccio al turismo dell'orrore. Il regista chietino racconta il suo ultimo film in sala il 2 marzo, ho girato a Corvara in dialetto abruzzese con attori novantenni. Andiamo allo sport, il calcio, l'ex patron del Foggia, soldi, calcio e sigarette. Vi racconto il mio Zeman, parla Casillo, il fumo, il suo segreto, grazie a lui ho guadagnato 58 miliardi di lire, dice l'ex patron del Foggia in merito al nuovo allenatore del Pescara. L'ordine del Boemo, no al gioco in orizzontale, dobbiamo verticalizzare. Il tecnico riprende la squadra durante l'allenamento davanti a tanti tifosi. Intanto per quanto riguarda l'ex tecnico del Pescara, Oddo è andato in visita al vivaio del Milan. Lega Pro, il diavolo alla riscossa, Ugo Lotti parte dalla difesa per rilanciare il Teramo, 0 reti subite in 2 gare, così il tecnico sta rivitalizzando i biancorossi. Il successo nel recupero ha ridato vigore alle speranze di salvezza, domenica a Padova senza imparato squalificato, il modulo a 5 dietro si sposa con le caratteristiche degli elementi della vecchia guardia del Teramo, altri 3.000 euro di ammenda. Intanto per le intemperanze dei tifosi, in totale sono 12.000 in questa stagione. Serie D, momento delicato in casa rossoblù, l'Aquila, un patto per fare l'impresa, niente allenamento al mattino, confronto tra squadra e tecnici. Il giudice dei dilettanti, schiaffo all'arbitro, stop fino a dicembre, in seconda categoria disposta la ripetizione di Villarreal Nereto. Basket di A2, le abruzzesi del girone est, Proger Piacenza, Anconetani gioca la partita del cuore. Il general manager degli emiliani è un teatino doc, tornerò a casa e troverò tanti amici invecchiati come me. Per quanto riguarda il Roseto di Paolo Antonio, senza Palamaggetti costretti ad emigrare, il coach rosetano pensa alla sfida di Treviso e guarda oltre, con la sosta potremo recuperare completamente Fulz. Per il volley di A2 si eco impavida, 3 passi verso la salvezza. Nel turno infrasettimanale gli ortonesi battono Grottazzolina e salgono al secondo posto. Ed è tutto per il quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a leggere insieme le principali notizie pubblicate questa mattina dalla città. Doppia protesta contro il decreto. Domenica la marcia a San Gabriele, giovedì la manifestazione a Roma. Teramani, partecipate l'appello degli amministratori che organizzano. Eutanasia Delfico, l'appello, la gloriosa biblioteca rischia per colpe di scelte sbagliate. Alba Adriatica, Minosse dà ragione a Viviani, il segretario del PD interviene sugli ingressi in segreteria. L'intervista a D'Alberto che dice l'ufficio Sisma in piedi entro una settimana, dunque D'Alberto è già al lavoro per l'ufficio Sisma in provincia di Teramo. Terremoto, gli inquilini delle case popolari si fanno sentire sui ritardi dell'Ater. Appalti, indagato anche l'altro D'Alfonso, l'ex sindaco di Penne, Rocco D'Alfonso, finisce nella mega inchiesta con l'ipotesi di abuso d'ufficio. L'indagata giugliese Roberta Caralla, in qualità di rappresentante della società Bellavista di Giulianova, ieri ha inviato una nota a tutte le redazioni locali dei media, confermando di aver ricevuto il 21 febbraio un avviso di garanzia e di ritenersi del tutto estranea ai fatti contestati dalla Procura. Summit sul post-sisma, questa mattina il resoconto dell'incontro con Gentiloni, D'Alfonso a Palazzo Chigi per presentare il dossier sull'emergenza Abruzzo. Decreto terremoto, domenica la marcia, giovedì la protesta. Si comincia con il corteo di Colledara, da Colledara a San Gabriele per poi passare alla trasferta a Roma in Pullman. L'appello, riappropriamoci della Piazza Reale,
Teramani, lasciate i social network e venite a Roma a protestare con noi amministratori. Questo è quello che è stato detto ieri nel corso dell'incontro dell'assemblea con i sindaci che si è svolta in provincia. Ricostruzione, ufficio sisma in piedi in 2 settimane. Il direttore Marcello D'Alberto presenta alla città il progetto che ha convinto D'Alfonso. Primo impegno, lunedì a Roma, riunione con gli altri direttori UTR di Marche, Lazio e Umbra per uniformare procedure e condividere le idee. Emergenza frane, Castelnuovo, torrente deviato per evitare altri crolli del costone. A Ponzano di Civitella prosegue il lavoro di assistenza dei vigili del fuoco per sgomberare le abitazioni lesionate. Aborto e medici obiettori. Mazzini, 30 anni avanti al San Camillo di Roma. Nel 1989 un concorso analogo a Teramo non suscitò alcuno scandalo. La priorità era garantire il diritto alla 194. Caso San Camillo, il concorso riservato ai soli medici non obiettori a Roma, ha scatenato l'ira della CEI e costretto il ministro Lorenzin ad intervenire. Marcozzi, pioniera, dice: fui la prima ad applicare la legge sull'interruzione di gravidanza subendo la ghettizzazione. Le ragioni del no, obiezione, spesso per i medici è una scelta di convenienza più che di coscienza. Sanità ASL, con i nuovi dirigenti un altro passo verso l'ospedale unico. Il manager Roberto Fagnano ha annunciato pubblicamente nuovi concorsi per assumere infermieri e fisioterapisti. Così stanno uccidendo la biblioteca Delfico, e l'intervento e l'appello di Luigi Ponziani. Tra legge del Rio e passaggi da provincia a regione, la gloriosa istituzione, dice Ponziani, sopravviva a malapena tra incertezze e riforme errate. L'appello, piuttosto che farla morire accorpata ai centri servizi culturali della regione, torni, dice l'ex direttore, sotto le competenze provinciali o di chi è in grado di gestirla. Un consiglio comunale al limite dell'irreale. Assemblea pubblica sfasata tra question e realtà. Si litiga sulla fiera in centro e il polo scolastico. Fiera allo stadio, bocciata dopo un duro battibecco la mozione civica per spostare la fiera dell'agricoltura in centro storico. Carnevale, eventi in città, si riparte con pony, giochi gonfiabili e musica in centro. Gli inquilini delle case popolari si fanno sentire, incontro col sindaco per chiedere di accorciare i tempi, scritte vandaliche contro la sede dell'Ater. Domani al Duomo si svolgeranno i funerali di Giovannino Pettinaro. Insegnante esclusa dal concorso perché incinta, decisione discriminatoria del provveditorato, il TAR ordina di riammettere l'insegnante alla prova orale. Fatta fuori, la docente di matematica ha partorito tra la prova scritta e quella orale, esclusa nonostante le rassicurazioni scritte. Pari opportunità, l'insegnante si è rivolta ad un avvocato e alle pari opportunità della provincia, vicenda incredibile, nel 2017. E domani ci sarà un ricordo di Rocco Salini al Duomo, la messa in suffragio per ricordare Rocco Salini si svolgerà alle 17. Team fuori Ranalli, ritirato il ricorso al TAR. Il nuovo CDA si rimangia l'azione giudiziaria promossa dall'ex amministratore delegato sui servizi cimiteriali messi al bando. Per quanto riguarda il report terremoto, altre 20 ordinanze per i danni del terremoto in città a Teramo. A Castrogno in carcere mancano agenti nella sezione femminile, l'allarme è della UIL. Martinsicuro, amministrative e democratici puntano su Biagio, consorti. PD di Alba, Minosse sta con Viviani, il segretario provinciale interviene sui nuovi ingressi nella segreteria. Le regole, non ho simpatie per nessuno, ma ci sono delle regole, dice il segretario, per far funzionare il PD e vanno rispettate. Restyling a Martinsicuro, lunedì inizia la demolizione del ponte in legno sul Vibrata. A Nereto, esposto in procura sull'investimento mortale, i 5 Stelle, mai fatti lavori per il semaforo e la segnaletica approvati dal Consiglio. Ad Alba Adriatica ruba un'auto per andare in stazione e prendere il treno. Il lutto, domani funerali dell'imprenditore giugliese morto a 51 anni. Ancora Giulianova, scuole, nuovo centrodestra boccia l'idea dei portici. Intanto Linea Retta attacca il viceré Filipponi sulla scuola di Colleranesco. Ex tribunale Franco Arboretti porta il progetto del polo nell'ex tribunale nel prossimo consiglio.
Ancora a Giulianova gli studenti del Curie protagonisti delle Olimpiadi di statistica. La salvezza del campo d'atletica passa per la Regione, prorogato il termine per chiedere il cofinanziamento per gli impianti sportivi. A Roseto il Comune crea 1000 parcheggi a pagamento per la stagione estiva. 1,5 milioni di opere pubbliche nel bilancio rosetano, interventi su impianti, cimitero e caserma della finanza. Tassazione, leggero adeguamento per la Tari per permettere la copertura della spesa al 100%. Pineto, la nazionale paralimpica incontra gli studenti. Più di 400 ragazzi hanno preso parte all'evento del palazzetto di Borgo Santa Maria. La cultura macho, caricatura dell'Italia morbosa. Capatonda nel cinema col film che racconta la TV dei delitti e il turismo dell'orrore. Al Convitto Delfico, Sollima e solisti aquilani insieme in concerto con la Riccitelli. Aperitivo in musica, duo per flauto e chitarra con De Vero e Biancalana. Domenica all'Hotel Abruzzi torna la rassegna dell'Associazione Teramana Benedetto Marcello. Ranieri porta ad Atri la Napoli di Viviani. Sul palco del Teatro Comunale l'attore ha messo in scena l'umanità dei vicoli e dei bassi. Sport, calcio, difesa e sacrificio, così il Teramo può farcela. Porta inviolata da 180 minuti e il risveglio del centravanti Riccardo Barbuti. Ugolotti sembra aver trovato la giusta alchimia per restare tra i professionisti. L'analisi di mister Valbruni, la partita, scrive Valbruni, rivestiva un valore importante. Il gruppo biancorosso è tornato al centro del progetto per raggiungere la salvezza diretta. Forse, prosegue Valbruni, lo spogliatoio non si era mai sfaldato, ma la squadra appariva debole, con scarsa tenuta fisica, e nella gara contro i Ramarri si pensava di vedere il solito Teramo abulico, ma la situazione, a mio giudizio, scrive ancora mister Valbruni, era più mentale. La squadra non era convinta dei propri mezzi, erano troppo esposti al vento dei risultati. Ritorna alla vittoria dei biancorossi al Bonolis, ricorda Valbruni, non arrivava da lontano 20 novembre 2016 contro l'Ancona. La gara finì 3-2. Nella gara contro il Pordenone finalmente sono arrivati i 3 punti decisivi per la classifica. Basket, la metà Teramo, calendario fitto, 3 gare in 9 giorni. Andrea Lagioia ha rimediato la frattura del setto nasale, ma è comunque a disposizione. Spazio CSI, Locomotive Vomano, un treno in frenata, il bilancio degli esordienti giallorossi, una stagione in agrodolce con la speranza di diventare una squadra vincente. Ancora per il CSI, calcia 11, si accende la lotta playoff, tutto aperto nel girone C. Riassunto dei risultati e delle relative classifiche dopo la giornata di campionato al Centro Sportivo Italiano. Ed è tutto anche per quanto riguarda il quotidiano La Città. Adesso andiamo a leggere insieme le principali notizie pubblicate dai siti web. Iniziamo con ml.it, il sito diretto da Roberto Almonte, e poi andremo a leggere insieme anche City Rumors. Via alla rivoluzione traffico a Villa Pavone, nasce la prima delle 3 rotatorie, cambia la strada per Colle Atterrato, ordinanza del Comune di chiusura del primo tratto di via Mazzolari da lunedì fino al 12 marzo, modifiche anche ai percorsi dei bus della Staur. Teramo, pony, gonfiabili e musica, il carnevale dei bambini regala dolci e salati. Domenica l'iniziativa del Comune di Teramo per ripartire dopo i drammatici eventi degli ultimi mesi. Non meno di 3.000 persone alla manifestazione di Roma. In provincia si è tenuta l'assemblea dei sindaci per i dettagli dell'organizzazione. Campli, via alla messa in sicurezza per il costone della frana. Dopo il sopralluogo del dirigente della Protezione Civile regionale, ieri altri 3 sgomberi. Atti vandalici contro la sede dell'Ater a Teramo, in via Roma. Ignoti hanno imbrattato con scritte offensive un muro nei pressi del parcheggio dei dipendenti. Nel calderone delle inchieste della Regione finisce anche l'imprenditore teramano Cantagalli. 2 nuovi filoni, uno riguarda l'investimento immobiliare in un ristorante a Giulianova, l'altro i lavori dello stadio. Poi scomparsa di Pettinaro, il cordoglio del PD, il partito piange un uomo che è vissuto dedicandosi alla crescita culturale e morale della sua città. E adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate questa mattina da cityrumors.it, il sito web diretto da
Luca Zarroli. Vediamo quali sono le principali notizie pubblicate da siti Rumors per quanto riguarda Spoltore, frana a Caprara, case evacuate. E ancora fatta fuori dal concorso dopo il parto, una teramana vince il ricorso. Teramo verso la manifestazione del 2 marzo di Sabatino incontra i sindaci e l'iniziativa si è svolta ieri in provincia. Scafa, usura ai danni di un imprenditore, 2 gli arresti. Cermignano, chiusa la statale 81 per pericolo crollo di 2 abitazioni. Andiamo alle altre notizie, elezione a Tortoreto, il centrodestra in assemblea con i vertici provinciali per decidere il candidato. A Giulianova, asilo di Colleranesco, botta e risposta tra linea retta e Filipponi. Ad Atri, Massimo Ranieri incanta il teatro comunale. Blackout dell'energia elettrica, il Consiglio Comunale di Sant'Omero diffida l'Enel. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina, ci fermiamo per qualche minuto e poi incontriamo i nostri ospiti.